Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. Oggi torna una vecchia gloria, che tanto vecchia non è perché non è uscita molto tempo fa e soprattutto è nuova. Gloria. Manchi tu nell'aria. Gloria! La riconoscete? Se non la riconoscete è perché ha fatto un lifting. Questo infatti è il nuovo modello di AAP01, ovvero una pistola che è stata letteralmente amata dalla maggior parte delle persone, odiata da una piccola fetta tra cui non noi, anche un po' da noi. E soprattutto aveva rivoluzionato il nostro mercato per essere riuscita a fare qualcosa di veramente interessante, veramente nuovo e soprattutto estremamente modulare. Nuclare! Perché poteva essere andata a scomporre, non è italiano. Insomma, ci si potevano montare sopra tutti gli accessori e andarla a rendere letteralmente al servizio dell'operatore. La domanda che sorge spontanea quindi è riuscita a migliorarsi o si è peggiorata? Lo scopriremo dopo la sigla. Lo so, avete tipo un trilione di domande su quest'affare, ma ne ho anche io una per voi. Perché non avete ancora messo like al video? Perché non siete iscritti al canale? E soprattutto, come fate a ricordare che siamo al Monopoly Software Shop, negozio di attrezzatura da software, sportiva, outdoor, bushcraft e un sacco di altre cose che vi offre attrezzatura per tutte le attività precedenti a ottimi prezzi e di ottima qualità? Tornando qui, insomma. Perché? Perché è una delle domande che ci siamo fatti un pochino tutti. Perché questa nuova versione, o perlomeno una versione differente dell'AP01, fa sorgere varie domande, tra cui perché non hanno preso le poche migliorie veramente nette che ci sono su questo modello e le hanno messe sul modello AP01? Ho una risposta per voi, che ci permette anche di posizionare questo gioiellino dentro la sua categoria di appartenenza. Ma prima vediamo da vicino quali sono le differenze col vecchio modello e poi parliamone. Prima cosa che salta all'occhio è ovviamente la canna, che non solo è più corta, sia quella interna che esterna, ma che è già provvista di questo bellissimo compensatore, rail inferiore e anche superiore. Beh, questo aspetto la differenzia nettamente dall'AP01, che come sappiamo aveva la canna frontale molto... La canna frontale, perché c'è anche quella posteriore, molto più lunga e soprattutto che, insomma, ricordava un po' una pistola d'assassino, aveva quella funzione che gli montavi il silenziatore aggiuntivo, aveva quella specie di canna tubolare che era un po' emblematica e tipica, simbolica di quel determinato modello. Un altro aspetto che è stato modificato è l'impugnatura. Non troviamo più quella impugnatura smezzata con grip mezzo ce la dà e mezza no, ma troviamo questa satinatura che devo dire è fatta abbastanza bene, per quanto il polimero sia sempre quello della vecchia AP01, la scritta Shinobi sia da una parte che dall'altra e questo grip posteriore a scaglie di drago. Non so se si chiama scaglie di drago, a me scaglie di drago piace un sacco, come piace anche tanto il pattern di questo grip, che giusto per essere chiari, concisi e onesti, non serve assolutamente a niente, perché questo tipo di grip qua fa zero meno, soprattutto quando siete abituati a grip di pistole un pochino più blasonate, un pochino più costose, stile Umarex, UFC e via discorrendo. Non c'è chiaro perché ci sia scritto Shinobi. Quello che va a logica, visto che questo modello è definito AAP01C, che non so se sta per Compact, questo è il modello Shinobi, che è stata chiamata così. L'altro è il modello AAP01 Assassin e quindi, insomma, il nomignolo, il nickname che questo modello ha è Shinobi, che per chi non lo sapesse è... Che cos'è lo Shinobi? Guardate Naruto, stronzo. No, dai, seriamente, questo pattern posteriore è veramente molto molto bello. Torno a dire però che, insomma, sì, il grip è bassino, Un'altra parte importantissima che è stata cambiata è la parte posteriore del carrello, che come sempre è l'unica parte che si va a muovere, ma a questo giro c'è stata una importante innovazione, è un'importante deinnovazione. Ovvero, per chi non lo sapesse, la AP01 può funzionare sia in colpo singolo che in raffica. Nel nuovo modello non dobbiamo andare ad aprire l'otturatore e andarlo a cambiare internamente, ma possiamo farlo direttamente fuori. Troviamo S che sta per single, F che sta per... Sì, perché se S sta per single, F dovrebbe stare per fire, quindi S cos'è? Safety, che normalmente è così, S safety, F fire, ma non ci viene spiegato. Per il resto è fatto molto bene, ovviamente è comodissimo poterlo andare a switchare da qui dietro, si riesce a fare comodamente anche con i guanti e a proposito di tasti e leve posti dove dovrebbero essere messi è estremamente comodi, troviamo il bolt release sia sulla parte sinistra che sulla parte destra, che vuol dire che quindi è ambidestro e la stessa cosa vale per il tasto di rilascio
del caricatore, che in questo caso lo troviamo ovviamente per destrorsi, ma che, come possiamo vedere dal caricatore, ha le due dentellature che permettono quindi di andare a spostare il suddetto tasto da destra a sinistra. Le tacche di mira sono sempre in fibra ottica, la qualità è identica a quella vecchia, quindi molto buona. Sinceramente permettono un allineamento e un'acquisizione del bersaglio, per me funzionale, comoda per l'operatore. Stessa cosa vale per l'impugnatura, perché quando andiamo ad allinearci alla ricerca della sagoma, personalmente si trova molto facilmente, addirittura quasi meglio del modello vecchio. Questo dato dal fatto anche che è molto più corta, quindi insomma c'è meno da andare a giocare per trovare quell'allineamento lì. Complice anche un'impugnatura che personalmente è molto buona, ricorda vagamente quella delle Glock, quindi insomma molto facilona da utilizzare. Ovviamente, come nel modello precedente, troviamo la sicura proprio qui, quindi possiamo andare a inserirla e non la troviamo solamente a grilletto, e più o meno le feature sono finite. Come detto, il telaio generale della pistola è leggermente cambiato, ma i materiali sono rimasti pressoché identici, il che permette ovviamente di avere una pistola low cost, low budget, che sinceramente è letteralmente identica all'altra, costa identica, il che vuol dire che sostanzialmente i materiali e la qualità sono quelli buoni. Tendo a precisarlo qui, come per la P01. Due punti molto importanti che hanno fatto discutere parecchio. Punto 1, la customizzabilità. Questo modello, come potete immaginare, è meno customizzabile del modello precedente, ovvero della P01 standard Assassin, chiameremo. Questo perché ovviamente non troviamo tutti quei piccoli buchini, pernetti e il resto che ci permettevano di andare a montarci sopra quella miriade di accessori che trovavamo sul modello standard, che permettevano di trasformare sostanzialmente una pistola low cost, low budget da softair in una SMG GBB da softair. Mitraglietta gas blowback da softair. A volte parlo troppo complicato e la gente appena arrivata dice Questo restyle generale ha fatto discutere anche per un altro motivo, non solo per la customizzabilità, ma in generale per il design, perché sì, assomiglia alla P01, ma è sostanzialmente una pistola nana, perché troviamo una canna veramente irrisoria che, insomma, è un po' particolare. Aiuto, 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 lasciami indovinare, tu devi essere bella dentro. E torno a dire, senza la modularità del modello Assassin, insomma, per chi è questo modello? Per chi è stata pensata? Rispondendo a questa domanda, entriamo direttamente nelle conclusioni finali. Prima di proseguire, ovviamente, state già scrivendo nei commenti dov'è la prova di tiro? Io sono qui solo per quella, mi devi dire come spara, ti vengo a prendere a casa e ti brucio il cane. Intanto, calma, e in secondo luogo la trovate su Instagram. Come detto, le prove di tiro d'ora in poi ve le faremo arrivare là, trovate il link in descrizione se non sapete come trovarci. Veniteci a seguire perché oltre a quello pubblichiamo un sacco di roba interessante. Dunque, perché questo modello? Presto detto. Questa pistola qui voleva e vuole essere quello che la P01 Assassin non è riuscita ad essere, ovvero un modello veramente low cost, veramente già completo, senza necessità di andare ad aggiungere ulteriori accessori, che funziona perfettamente così com'è. Questo perché troviamo sempre tutte le features della prima, colpo singolo, raffica, già le slitte che ci permettono di andare a montare gli accessori, mentre sul modello Assassin dovevano essere comprate a parte, la possibilità di andare a spostare, a seconda del tipo di operatore, tutti i tasti essenziali, o non spostarli, come per esempio per il bolt release, e ovviamente i caricatori compatibili con tutte le Glock VE, tutti i modelli con caricatori simili Glock VE, che sono la stragrande maggioranza di quelli in commercio, e quelli dei modelli Poseidon, Orion. Sostanzialmente tutta la serie saga della tartaglia Orion monta robe del genere. Quindi in sostanza, a differenza di AP01, dove è bellissima, cioè orrenda dal punto di vista estetico, ma customizzabile in maniera incredibile, qui troviamo letteralmente un pistolotto già completo, già preparato, ed è quello che si voleva fare, perché come detto non è poi così customizzabile come gli altri. L'unico elemento che andrei a comprare, io personalmente, non sono sicuramente tutti gli intarsi blu, cobalto o degli altri colori che si possono mettere internamente, che sono rimasti invariati ovviamente, ma un prolungatore interno della canna con la filettatura che permette di andare a montarci sopra unità traccianti e il resto. Infatti l'unico accessorio che effettivamente serve. Questo perché questa pistola è stata goduta dalla maggior parte delle persone non solo per le performance, ma per la possibilità di montare traccianti e fare le peggio robe. Torno a dire però, e questa cosa va sottolineata, che è un modello low cost, low budget, ovvero costa poco perché i materiali di cui è fatta sono abbastanza economici. All'interno però di un design sì economico, si è comunque riusciti a fare un prodotto che offre
alte prestazioni, un design particolare, nonché meno, e sicuramente qualcosa di nuovo, qualcosa di modificato rispetto ai modelli precedenti che vada a soddisfare chi AP01 non la voleva. Perché, detto chiaramente, prendere questo, prendere AP01 è una questione principalmente di design e di quello che ci volete fare. E gusto, ragazzi. Va da sé che se volete saperne un pochino di più, soprattutto sulle caratteristiche tecniche di cui io tendenzialmente non parlo perché molti non ne capiscono niente, molti non le vogliono sapere, trovate il link di questo prodotto in descrizione insieme anche a quello dell'AP01 normale, così potete metterle a confronto anche da voi. Purtroppo anche le cose più belle arrivano a una fine ed è così che purtroppo dobbiamo salutarci, anche perché questa recensione finisce qui, devo andare a guardare Sanremo. Vi ricordo che se voleste sapere qualcosina di più su tutti questi incredibili prodotti potete trovarli da Monopoly Software Shop, che ci dovete venire a seguire tassativamente su Instagram, perché se no vi perdete un sacco di comunicazioni, un sacco di possibilità di decidere dove andremo a parare in futuro e che, ancora più importante, io vi voglio bene. È così. Qui da Red è ufficialmente tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Li ho visti, i 2000 commenti, 10-4 lasciati sotto il video della settimana scorsa, faremo un video dove vi portiamo delle comunicazioni radio, delle parti con la radio. Ho capito, mi fa piacere, ve li porto, giuro. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo incredibile sabato, vi auguro un buonissimo weekend, un sacco di game, di software, divertendovi in maniera incredibile. Sono diventato inglese. Qui da Red è tutto e come al solito, stay angry!